Eleonora de Medici. Eleonora nacque a Firenze nel 1591 ed era la secondogenita del Granduca Ferdinando I de Medici e di Cristina di Lorena. La madre, Cristina, aveva voluto per le sue figlie e i suoi figli un'educazione di ampio respiro che comprendesse la cultura antica e quella moderna, la cultura religiosa, ma anche il sapere scientifico e quello musicale. Eleonora dimostrò interesse e predisposizione allo studio. Sapeva leggere sia testi in latino che in volgare, parlava il tedesco, lo spagnolo e la lingua francese. Imparò a suonare il clavicembalo, la spinetta, il chitarrone e la chitarra spagnola. Sapeva inoltre danzare con abilità e altrettanto bene sapeva cantare, non disdegnando la vita all'aria aperta e le battute di caccia organizzate nelle numerose tenute della famiglia. Le uniche proposte nuziali che la riguardano sono quelle fatte dalla corte Medicea al re Filippo III di Spagna. La scarsità di notizie intorno alla vita della giovane donna inducono a pensare che la ragazza abbia sempre condotto una vita appartata, allevata con tanta ritiratezza e gravità, come scriveva il Granduca Cosimo II alla corte spagnola, ritenendo che fosse un pregio non da poco nell'educazione di una ragazza e un valore fondamentale per una futura regina. La madre, Cristina di Lorena, affettuosa e vicina a tutte le figlie e a tutti i figli, la definì una giovane di fede e devota, di indole dolce e affabile, ma né il carattere gentile né la cultura ricevuta e la vita ritirata a cui era abituata furono elementi sufficienti a garantire al casato un matrimonio grandioso. Scrisse la storica Maria Pia Paoli: tanto sfoggio di cultura si rivelò poco appetibile sulla scena internazionale dei principi. È ben noto che nelle trattative matrimoniali per la scelta delle spose da maritare ai figli primogeniti delle case regnanti, prevalevano alla fine le pratiche considerazioni sulla bellezza, la sanità e la capacità riproduttiva delle candidate, più che sulla purezza del loro sangue o addirittura sull'entità della dote. Eleonora, dopo i tentativi falliti con la corona spagnola, rimase a Firenze. Morì all'improvviso nel 1617, a 26 anni, per un male veementissimo che in 4 giorni si può dire la privata della vita. I dottori cercarono in ogni modo di curarla con salassi e unguenti, ma senza alcun risultato. Nei documenti del tempo si legge che la signora principessa Eleonora, in pochissimi giorni di un male molto impetuoso, se n'è andata nell'altra vita. Cominciò il suo male con febbre continua, ma ella l'andò celando tanto diligentemente, con dire di essere solamente infreddata, che passarono 5 o 6 giorni senza che se la facesse rimedio alcuno, onde la febbre aveva preso tanto campo che non bastarono rimedi umani salvarla. Probabilmente morì di vaiolo. Nel 1857, durante una prima ricognizione delle salme dei medici, così venne ritrovato il suo corpo. Era vestito di teletta tessuta lama d'oro frammista seta paonazza, con grandi maniche aperte pendenti, sparso di fiori artificiali lungo la sottana, con una gala assai grande di trina d'attorno al collo. Caterina de Medici. Caterina nacque a Firenze nel 1593 ed era la terzogenita di Ferdinando I de Medici, Granduca di Toscana e Cristina di Lorena. Fu educata in modo raffinato. Nel 1612 suo fratello Cosimo II iniziò delle trattative matrimoniali prima con Carlo Emanuele I di Savoia per darla in sposa al figlio Vittorio Amedeo, ma senza giungere a nulla, e poi con il re d'Inghilterra Giacomo I per darla in sposa il principe di Galles, Enrico Federico Stuart. Re Giacomo era favorevole a questo matrimonio quando da Roma arrivò il divieto papale. Enrico era infatti anglicano protestante e Caterina una principessa cattolica. Sembrava tutto perduto, ma Cosimo non si arrese. Purtroppo Enrico Stuart risolse la questione morendo improvvisamente nel novembre del 1612.
Fallito questo matrimonio, Caterina venne data in sposa nel 1617 a Ferdinando Gonzaga, duca di Mantova. La vita di Caterina nella famiglia Gonzaga non fu né semplice né felice. Come coniuge legittima pesò su di lei e sulla sua vita matrimoniale il fantasma di un'altra donna, Camilla Fa, una nobildonna al seguito di Margherita di Savoia, che il duca Ferdinando aveva sposato in gran segreto nel 1616. Il signore di Mantova, prima delle nozze con la giovane Medici, fu costretto ad annullare l'unione impossibile con Camilla, pur mantenendo vivo il legame affettivo. Da quel matrimonio clandestino era nato un figlio, Giacinto, che visse nella corte mantovana seguito con affetto da Caterina, la quale però si oppose sempre energicamente al suo riconoscimento. La duchessa non riuscì ad avere figli, due gravidanze non giunsero a termine e il cruccio dovette essere grande, sapendo, come suggeriva sua madre, che le gravidanze avrebbero dato principio a una felice figliolanza, assicurando la successione di cotesta casa e la resoluzione fattasi di donna Camilla. Il duca Ferdinando imparò a fidarsi delle capacità della moglie, che lo affiancò in molte incombenze, che ottenne da lui nel 1620 il governo di Casale. Nel 1626 Caterina rimase vedova e due giorni dopo la morte del marito volle abbandonare la corte e trovare rifugio nel convento di Sant'Orsola. Fu poi nominata governatrice della città di Siena per volontà della famiglia e nel luglio 1627 si trasferì nella città toscana. Scelse di vivere a Siena, avrebbe voluto anche lì alloggiare nelle stanze di un convento, ma non fu possibile. Religiosissima e devota, morì di vaiolo il 12 aprile 1629, baciando, prima di esalare l'ultimo respiro, la reliquia di Santa Caterina. La governatrice di Siena dimostrò di possedere equilibrio politico e senso del dovere, eppure i giudizi storici su di lei sono stati a lungo negativi. Non ebbe in dono dalla natura né una vivace intelligenza né una grande personalità, scrive Luisa Bertoni, aggiungendo: una vita serena in convento sotto la guida abile di un padre spirituale sarebbe stata assai più consona con lei che, invece, dopo essere stata sul punto di salire sul trono d'Inghilterra, divenne duchessa di Mantova e poi governatrice di Siena. Nel 1857, durante una prima ricognizione delle salme dei Medici, così venne ritrovato il suo corpo, cadavere ridotto in ossa, tenute peraltro collegate dai nervi e dai muscoli. Maria Maddalena de Medici. Maria Maddalena nacque a Firenze nel 1600 ed era l'ottava figlia di Ferdinando I de' Medici e Cristina di Lorena. Nacque deforme o forse ritardata e fu battezzata solo quando aveva 9 anni. Nel 1621 entrò nel convento della Crocetta, sebbene non prese mai i voti monastici. Avendo grande difficoltà a salire le scale, la sua residenza venne dotata dall'architetto Giulio Parigi di una serie di passaggi sopraelevati attraverso i quali essa poteva spostarsi senza incontrare gradini sul suo tragitto e, soprattutto, senza bisogno di scendere per strada dove avrebbe attratto gli sguardi dei curiosi. Morì a Firenze nel 1633. Nel 1857, durante una prima ricognizione delle salme dei Medici, così venne ritrovato il suo corpo. Assai conservate le vesti, che erano di broccato violaceo con fiori di filo d'argento disposti lungo la sottana. Le scarpette aveva di pelle ben conservate e con alto suolo di sughero. D'attorno al teschio sparsi dei fiori di filo metallico, forse un dì legati in corona, ora ossidati. Claudia de Medici. Claudia nacque a Firenze nel 1604, era l'ultima figlia di Ferdinando I de' Medici e Cristina di Lorena. Si dilettò di pittura e musica, pare se la cavasse con l'arpa e la mandola. Sposò nel 1621 Federico Ubaldo della Rovere, duca d'Urbino, al quale era stata promessa già 4 anni prima. L'anno prima, nella villa di Baroncello, ci fu un incontro con Federico e Angelo Conti annotò che il principe volse baciar la mano, ma ella non volse accettare per modestia.
Federico era immaturo e irascibile e impose alla moglie di non uscire dal palazzo se non con l'ingombrante scorta di 12 uomini. Si rifiutava inoltre di dormire con lei. La coppia però ebbe una figlia, Vittoria della Rovere, futura moglie di Ferdinando II de' Medici. Federico Ubaldo morì già nel 1623 a causa di un attacco epilettico e Claudia tornò a Firenze, dove fu rinchiusa in convento. Nel 1626 sposò Leopoldo V d'Austria, fratello dell'imperatore Ferdinando II. Per matrimonio divenne dunque arciduchessa d'Austria e contessa del Tirolo. Claudia e Leopoldo ebbero 5 figli. Aveva una forte inclinazione per il lusso, che fu molto criticata. A lei però vanno ricondotti l'eleganza dei restauri e dei rifacimenti di tante dimore nobiliari, l'esigenza di interni più riccamente arredati, la grazia più affinata delle esecuzioni musicali. Leopoldo morì nel 1632, rendendola vedova per la seconda volta. Alla morte del marito assunse la reggenza del Tirolo invece del figlio Ferdinando Carlo d'Austria, assieme a 5 consiglieri, e la mantenne fino al 1646. Nel corso della guerra dei Trent'anni fece costruire diverse fortezze, si occupò di rinnovare e migliorare le difese del Tirolo, stimolò anche l'arte con la costruzione di teatri barocchi e il commercio con la costituzione della nuova fiera di Bolzano nel 1635 e lo sviluppo dell'artigianato in Tirolo. Dapprima sotto Ferdinando II, poi alla morte di questi sotto Ferdinando III, fu correggente del Tirolo e Austria Anteriore. Grazie agli stretti legami con la casa imperiale, l'arciduchessa Claudia ottenne di estendere i possedimenti dell'Austria anteriore. Si spese molto in favore della Controriforma per la reintroduzione della religione cattolica. Claudia morì a Innsbruck nel 1648 di idropisia, sintomo di malattie dell'apparato circolatorio, dell'apparato digerente o di insufficienza renale. La malattia, spiegò Cavazza, è stata contrariamente al solito di breve decorso, ha infierito per poche settimane, sino a stroncare Claudia, che pure era d'assai valida salute per adietro. La città di Bolzano ha dedicato una via ed una scuola a Claudia. Maria Maddalena d'Austria. Maria Maddalena nacque a Graz nel 1587, era figlia di Carlo II, arciduca d'Austria, e di sua moglie Marianna di Baviera. La famiglia di origine di Maria Maddalena si caratterizzava per l'incondizionata adesione all'ortodossia cattolica, tanto che Carlo d'Asburgo si vantava di aver contribuito a soffocare sul nascere qualsiasi fermento riformistico. Quando questi morì nel 1590, Maria Maddalena aveva solo 3 anni. Da allora le figure di riferimento per la sua educazione rimasero la madre e il fratello maggiore Ferdinando, futuro imperatore. In questo clima la ragazza formò la sua indole, profondamente religiosa. Una delle sue caratteristiche era l'ingordigia, tanto che l'oratore toscano in Austria, quasi scandalizzato, annotava che Maria Maddalena e le sue sorelle mangiavano troppo. La buona tavola e la caccia rimasero le due grandi passioni della sua vita. Inoltre aveva atteggiamenti altezzosi, non amati dai sudditi fiorentini. Però era di umore allegro e forte di costituzione fisica. Nel 1608 sposò l'erede al trono di Toscana, che l'anno successivo divenne granduca col nome di Cosimo II. Ferdinando I de' Medici, il padre di Cosimo, organizzò questo matrimonio per placare l'animosità della Spagna verso la Toscana, che fino ad allora aveva avuto matrimoni filo-francesi. Divenne granduchessa poco dopo essere giunta a Firenze. La giovane coppia aveva ereditato un ricco patrimonio, uno stato sostanzialmente florido e ben organizzato, ma il carattere incerto e le cattive condizioni di salute di Cosimo II non permisero una gestione così incisiva ed energica del potere, quale era stata quella del padre di lui. Il matrimonio fu felice e la coppia ebbe 8 figli. Maria Maddalena, che aveva imparato piuttosto in fretta a esprimersi correttamente in italiano, venne così introdotta nella vita politica e amministrativa del Granducato. In primo luogo
si prese l'abitudine di consultarla sulle questioni concernenti i rapporti con l'impero e il regno di Spagna in virtù dei suoi legami di parentela con le rispettive case regnanti. Poi si cominciò a farla presenziare alle riunioni della consulta, organo collegiale che affiancava il sovrano nell'esame delle suppliche inoltrate dai sudditi, in particolare quelle ricadenti nella sfera dell'amministrazione della giustizia. La crescente influenza di Maria Maddalena negli affari pubblici si avvertì in primo luogo nel campo della politica estera, cui cercò con alterna fortuna di imprimere un più deciso indirizzo filo-imperiale. Il suo sentimento religioso, così attento agli aspetti cerimoniali, lasciò un segno duraturo sulla cultura e la vita sociale del Granducato. Un primo effetto dell'influenza di Maria Maddalena fu l'aumento del numero degli enti religiosi e degli esponenti del clero. Intraprese anche, in accordo con il pontefice e con il Santo Uffizio, una battaglia contro le pratiche magiche e i sospetti di stregoneria. Nonostante il suo conformismo religioso, Maria Maddalena continuò anche dopo la morte del marito a intrattenere rapporti di familiarità con Galileo Galilei, benché questi fosse guardato con sospetto dalla Santa Sede. Dopo la prematura morte del marito nel 1621, Maria Maddalena fu nominata tutrice dei figli e reggente del Granducato, in concorso con la suocera Cristina di Lorena e con l'assistenza di un consiglio, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio primogenito Ferdinando. Il periodo della reggenza si caratterizzò come l'inizio della parabola discendente del governo mediceo, sulla cui decadenza pesò non poco l'azione personale di Maria Maddalena. La sua volontà di grandezza fece aumentare notevolmente le spese di rappresentanza, mentre il suo fervore nelle opere di carità generò un vero e proprio parassitismo intorno alla corte. Tra le iniziative politiche intraprese con successo da Maria Maddalena ci fu l'erezione di San Miniato a diocesi autonoma, conseguita nel 1622 mediante l'appoggio del pontefice. Il 31 maggio 1631 le giunse l'invito del fratello imperatore a recarsi a Vienna. Maria Maddalena decise di partire, anche se in molte zone imperversava la peste. La notte fra il 30 e il 31, mentre la comitiva sostava a Passavia, Maria Maddalena si ammalò. Si trattava probabilmente di un edema polmonare che il suo medico personale non riuscì a curare, e così ella morì il 1 novembre 1631. Nel 1857, durante la prima ricognizione delle salme dei medici, così venne ritrovato il suo corpo, sformato cadavere della principessa, che ne sembrò vestito di veli neri. Maria Cristina de' Medici. Maria Cristina, o Maria Cristiana, nacque a Firenze nel 1609. Era la figlia primogenita del Granduca Cosimo II de' Medici e di Maria Maddalena d'Austria. Nacque deforme o ritardata, come la zia Maria Maddalena de' Medici, e fu battezzata nel 1610. Avrebbe dovuto sposare Edoardo Farnese, duca di Parma e Piacenza, ma ciò non avvenne. Fu infatti la sorella Margherita a sposarlo. Nel 1619 venne rinchiusa nel convento delle monache di Santo Stefano, chiamato la Santissima Concezione, ma non prese mai voti. Stando a quanto riferisce il diario di corte di Cesare Tinghi, morì nella villa medicea di Poggio Imperiale nel 1632. Nel 1857, durante una prima ricognizione delle salme dei medici, così venne ritrovato il suo corpo. Restava solo la trina, che formava la graniglia, ed alcuni dei fiori di metallo, dei quali componevasi la corona. I capelli staccati dal cranio erano frammisti alle ossa. Margherita de' Medici. Margherita nacque a Firenze nel 1612. Era figlia di Cosimo II de' Medici, Granduca di Toscana, e di Maria Maddalena d'Austria. Passò i primi anni della sua vita nella città natale, dove ricevette un'accurata educazione. Margherita non era una bella donna, ma compensava con altre doti. Era amabile e buona, era colta e in grado di esprimersi elegantemente in italiano e in latino. Nel 1627 fu stipulato l'accordo del suo fidanzamento con Edoardo Farnese, duca di Parma e Piacenza, a rettifica del precedente impegno nuziale con la sorella maggiore di lei, Maria Cristina o Cristiana.
Il matrimonio fu celebrato nel 1628 a Firenze. Per accogliere gli sposi nel teatro Farnese fu rappresentato lo spettacolo Mercurio e Marte, con musiche di Claudio Monteverdi e testi di Claudio Achillini. Insediatasi alla corte di Parma, Margherita fu d'appoggio al marito nei compiti di governo. Il matrimonio con Odoardo fu felice, suggellato da una fedeltà reciproca e piena. Nell'arco di una dozzina d'anni, Margherita portò a termine almeno 9 gravidanze. Gli anni in cui la coppia governò su Parma sono ricordati per la peste del 1630, per il contrasto tra lo sfarzo della corte ed il carico fiscale a cui erano sottoposti i sudditi e per la politica filo-francese del duca. Alla morte di Edoardo, Margherita tenne la reggenza del ducato finché il figlio Ranuccio non fu in grado di governare da solo. I rapporti tra madre e figlio non erano dei migliori, tanto che Ranuccio la spingeva a tornare a Firenze. A fomentare i dissapori domestici ci fu anche la prima moglie del duca, Margherita Iolanda, figlia di Vittorio Amedeo I di Savoia. Quando Margherita si recò a Firenze per le nozze del nipote Cosimo, futuro granduca, con Margherita Luisa d'Orléans, pare che ritardasse il viaggio di ritorno a causa dei dissapori con la nuora. I sentimenti di Margherita non furono migliori nemmeno nei confronti della seconda moglie del figlio, Isabella d'Este, da lui sposata nel 1664. La caratteristica che più connotava Margherita era l'attaccamento a Firenze, non solo in termini politici, ma anche sul piano dello stile di vita, del gusto, delle propensioni culturali. Aveva una passione per il giardinaggio e si occupò direttamente del giardino parmense. Nella sua corrispondenza con i fratelli finiva con il discorrere di argomenti secondari, della pesca di cui si dilettava, della caccia con il falco o con il fucile, della sosta parmense di Cristina di Svezia, della salute sua e dei suoi fratelli, intrattenimenti e giochi marziali. Margherita morì a Parma all'età di 67 anni nel 1679.